Siamo tutti in campo per cercare di risolvere il problema di questa psicosi e paura relativa alla diffusione del coronavirus. Come medici di famiglia stiamo cercando di parlare con i cittadini per dargli delle indicazioni chiare, precise, che servono a noi e a loro per evitare che questa patologia diventi così diffusiva da creare problemi al Servizio Sanitario Nazionale. Innanzitutto è questa patologia, una forma di influenza un po' più grave, soprattutto nei soggetti più anziani, perché può determinare delle complicanze legate a patologie che questi soggetti hanno di base, come patologie cardiorespiratorie, come il diabete e quant'altro. Allora, quali sono le indicazioni importanti? Innanzitutto facciamo riferimento a patologie delle vie respiratorie o sintomi simili influenzali. Il paziente che ha queste caratteristiche ha l'obbligo, secondo noi, di chiamare precedentemente, sempre telefonicamente, il proprio medico di famiglia, illustrargli le condizioni di sintomatologia. Il medico lo guiderà attraverso una checklist che abbiamo predisposto su alcune domande che servono al medico per capire le condizioni di rischio di quel paziente. Innanzitutto comprendere se quel paziente ha avuto permanenze, residenze, pernottamenti, passaggi all'interno delle zone considerate a rischio, che fino a qualche tempo fa erano quelle della Repubblica Popolare Cinese, oggi sono alcune zone del nostro paese, assolutamente identificate e che si stanno circoscrivendo. Quindi dare queste informazioni permette di capire se il paziente può aver avuto un contatto con altre persone che gli possano aver trasmesso la patologia. Successivamente il medico passa alla valutazione medica. Oltretutto siamo di fronte a un medico che conosce quel paziente, quindi ne ha dati sulle caratteristiche di patologia e quindi anche della rischiosità. Ha dati rispetto anche alle caratteristiche psico-emotive di quel paziente. E quindi può utilizzare il giusto linguaggio per tranquillizzarlo e fare in modo che lui innanzitutto non corra verso altre strutture sanitarie, perché è importante di recarsi nelle strutture sanitarie opportunamente, in maniera appropriata, e non rincorrere le proprie emotività. Il medico a quel punto domanderà se quel paziente ha la febbre, se quel paziente ha altri sintomi respiratori, gli domanderà quali sono le azioni di vita quotidiane che lui fa rispetto a dimostrare che ci sia una sofferenza respiratoria. È importante per il medico avere dati rispetto al fatto se ci troviamo di fronte a un'affezione delle vie respiratorie alte, come un raffreddore, un'infiammazione dell'area orofaringea, o iniziano a esserci segni di un coinvolgimento delle vie respiratorie più basse, ovvero bronchi e polmoni. Per fare questo ci sono dei dati che possono essere semplicemente raccolti anche dallo stesso paziente, ovvero la frequenza respiratoria. Basta prendere un orologio, contare in un minuto quanti atti respiratori noi facciamo per sapere se siamo dei soggetti che hanno un aumento della frequenza respiratoria, che si chiama tachipnea, o una riduzione della frequenza respiratoria. La variazione di questa frequenza è un indice che permette al medico di comprendere se il paziente ha bisogno di più aria e quindi in qualche modo che c'è un momento di ostacolo al flusso respiratorio a livello delle vie respiratorie più basse. Altro dato che è importante, perché è evidente che nel corso di una polmonite ci possa essere un aumento del battito cardiaco anche in assenza di febbre, misurarsi la frequenza cardiaca. Questo significa o alla vecchia maniera prendendo il polso, oppure con le apparecchiature che abbiamo in questo momento, avere la possibilità con il proprio orologio, un cardiofrequenzimetro, di dare al medico questo tipo di dato. Mettendo insieme la conoscenza del paziente, a cui si aggiunge anche il fatto se questo paziente ha fatto o meno la vaccinazione antinfluenzale, i dati clinici che abbiamo raccolto, sia di segni, di sintomi del paziente, sia minimamente di valutazioni di tipo normalmente medico, che però il paziente può fare in autonomia e può comunicare al medico, permettono al medico di qualificare quella condizione. A quel punto il medico può gestire il processo dando dei consigli e degli indirizzi terapeutici,
o di risoluzione dei sintomi e eventualmente gestire l'attesa nell'evoluzione della patologia con ulteriori contatti telefonici. Se il medico rilevasse invece una condizione più grave e più significativa, si adopererà per risolvere nel contatto diretto la dinamica di una visita con il paziente. Se il sospetto è forte, attiverà i servizi preposti. Se il sospetto rimane circoscritto e il medico è dotato dei dispositivi di protezione individuale, si recherà lui stesso a determinare quella che è una visita domiciliare in cui il paziente non si spaventi se si troverà di fronte a un medico con una tuta, un cappuccio, gli occhiali, una mascherina. Quello non significa voler spaventare le persone, ma proteggere quel medico che eviti di contaminare gli altri. Grazie per quello che i cittadini potranno fare per noi e per tutto il paese.